La marcia su Roma. La marcia su Roma rappresenta simbolicamente e di fatto l'evento che dà il potere a Benito Mussolini. La marcia su Roma avvenne il 28 ottobre 1922 e fu un evento programmato già da Mussolini da qualche giorno, un evento a cui Mussolini non prese di fatto parte perché rimase a Milano a controllare la situazione sufficientemente lontano per evitare di essere imprigionato, era già stato in prigione una volta per altri motivi, per evitare quindi di essere imprigionato nel caso le cose prendessero una piega sbagliata. Il clima in Italia in quel momento era dei peggiori, toccava dal punto di vista storico, uno dei punti più bassi di instabilità e di crescente disaffezione, di crescente malcontento della popolazione nei confronti della situazione e della politica anche. Presidente del Consiglio era Luigi Facta, un personaggio che Mussolini considerava sostanzialmente ininfluente. E per questo decise che poteva essere il momento e l'occasione buona per tentare un colpo di Stato. Di fatto Mussolini non voleva in quel momento almeno un colpo di Stato completo, non voleva prendere il potere in modo illegale, diciamo tra virgolette, voleva un riconoscimento ufficiale, voleva che fosse il re, all'epoca Vittorio Emanuele III, a metterlo e a dargli l'incarico di presidente del Consiglio. Quindi, come ottenere tutto ciò? Già da mesi le squadre fasciste, gli squadristi, avevano creato un clima di preoccupazione in Italia. Le violenze degli squadristi, accompagnate da un susseguirsi di governi deboli che non sapevano prendere una posizione se contro, decisamente contro questi movimenti che erano appunto sostanzialmente in opposizione al socialismo, in opposizione alle manifestazioni operaie, oppure se questi governi non riuscivano a prendere una posizione né contro gli squadristi, ma neanche a favore. In questa situazione Mussolini organizzò appunto la marcia su Roma. La marcia su Roma doveva essere un evento che avrebbe coinvolto circa 26.000 camicie nere. Camicie nere sono appunto gli appartenenti al fascismo in questa della prima ora, individuati proprio perché indossavano la camicia nera. Non si trattava assolutamente di squadre organizzate, né dal punto di vista militare, né dal punto di vista proprio banalmente organizzativo. Oggi potremmo dire quasi che si trattava di una sorta di adunanza, di chiamata così piuttosto generica, ne facevano parte proprio diverse tipologie di partecipanti. E questi gruppi sostanzialmente si organizzarono dall'Italia centrale per muovere su Roma. La marcia non avvenne in un unico giorno, iniziò il 26 ottobre con Perugia come quartiere generale dell'iniziativa e ricordiamocelo ancora, con Mussolini che osservava le operazioni dalla città di Milano. Mussolini all'epoca gestiva, era il direttore del quotidiano Il Popolo d'Italia. Gli squadristi iniziarono quindi ad affluire da diverse regioni verso Roma. E giunsero a Roma, iniziarono a giungere a Roma il 28 ottobre. Il 28 ottobre il governo dichiarò lo stato d'assedio, questo nelle prime ore dell'alba, del mattino. Lo stato d'assedio implicava la richiesta quindi di una situazione di emergenza, l'approvazione, la controfirma da parte del re Vittorio Emanuele III di una situazione straordinaria. Questo avrebbe quindi concesso al governo, presieduto da Facta, di
impiegare l'esercito per contrastare gli squadristi. Avrebbe di fatto dato il via a una guerra civile, a uno scontro comunque sicuramente per le strade tra l'esercito, le forze dell'ordine e gli squadristi, che ricordiamolo, ripetiamolo, non erano organizzati come un esercito, non avevano le armi e la capacità militare organizzativa di un esercito. Qui Vittorio Emanuele III prende una decisione. La decisione è quella di non controfirmare lo stato d'assedio e anzi di chiamare Mussolini. Convoca Mussolini, Facta si dimette e Vittorio Emanuele III dà l'incarico di formare il governo a Benito Mussolini. Benito Mussolini arriverà a Roma solo 2 giorni dopo, ancora per assicurarsi che la situazione fosse sotto controllo, e il 30 ottobre diventerà di fatto presidente del Consiglio e manterrà questa carica fino al sostanzialmente all'8 settembre del 1943. Quindi inizia qui il ventennio fascista. È interessante ricordare, pensare come Mussolini da una parte abbia gestito l'operazione con tutte le precauzioni del caso e dall'altra come la scelta di Vittorio Emanuele III sia stata per certi versi ovviamente col senno di poi errata, ha dato di fatto il potere in mano ai fascisti, motivata dal suo punto di vista da una visione sostanzialmente errata, l'idea che lo scontro con gli squadristi avrebbe portato a una degenerazione della violenza e l'idea che Mussolini poteva essere l'uomo capace di risolvere i problemi dell'Italia.